chissà se la supplica al Signore lanciata da Don Rosario Sessa, l'ottava del Corpus Domini, dalla sommità del castello di Santa Rutore, sia arrivata a destinazione e non sia invece rimasta intrappolata dalle interferenze delle antenne che affollano lo storico terrazzo. Di certo il parroco dell'Annunziata nel 1656 non dovette districarsi tra antenne, cavi e pannelli solari in disuso per benedire l'amata vallata. Una vergogna le condizioni in cui è ridotto il simbolo della città, che pure si sta cercando di riportare agli antichi e per molti insospettati splendori, ridotto ad una postazione per le antenne della polizia locale, della protezione civile, degli uffici tecnici comunali, della Metelle Servizi, dei Ranger e soprattutto del Ministero della Difesa e dell'Interno, che 5 anni fa, di soppiatto nell'indifferenza dell'amministrazione comunale, della soprintendenza e quanti chiamati a salvaguardare i beni storici, piazzò sul terrazzo del castello un bel traliccio per le comunicazioni tra le forze armate e di polizia. La posizione del monte più famoso di Cava, posto al centro della vallata, era strategica 1000 anni fa per la difesa dei cavesi e lo è adesso per ben meno nobili motivi. Ingiustificabile l'aver trasformato il castello in una cozzaglia di antenne, per non parlare delle condizioni generali, uno schifo. Un paradosso poi il comportamento di chi preposto alla salvaguardia di tali beni. Si discute da settimane se conservare o meno gli insignificanti rifugi della Seconda Guerra Mondiale in Piazza Abro, di nessun pregio se non per una effimera e insignificante memoria storica, ed intanto si bloccano i lavori di riqualificazione di una piazza importante. Denunce di associazioni ambientalistiche della sovrintendenza, fermo e ricorsi alla magistratura hanno bloccato da oltre 6 anni il viadotto della Tengana per un abuso edilizio perpetrato dal comune che in corso d'opera ha alzato di poco più di 1 metro l'altezza del ponte rispetto a quanto previsto, una variazione agli occhi dei più insignificante e secondo i progettisti una migliore soluzione per la realizzazione di un'opera fondamentale per la città. Nessuno però ha gridato allo scandalo né si è indignato più di tanto per le antenne sul castello, ambientalisti e sovrintendenza in testa.